agito da solo nella serata di ieri e appunto sfruttando una porta lasciata aperta dell'abitazione è riuscito a impossessarsi di vari monili in oro e gioielli. Una dimenticanza che rischiava di essere fatale per i ricordi di una vita di un ultra ottantenne di Castelfranco. Perché quella porta lasciata aperta ha permesso a un pregiudicato di 33 anni del Togo di entrare per razziare quello che stava per diventare un bottino da oltre 4.000 euro in gioielli e oro. Stava perché ieri sera verso le 19.30 nella palazzina di una laterale della strada per la stazione è entrato il nipote della proprietaria che ha affrontato il ladro chiamando contemporaneamente i carabinieri. Il giovane poi in un primo momento era riuscito a bloccare il ladro ma a seguito di una colluttazione il malvivente era riuscito a fuggire scavalcando una finestra e dandosi alla fuga nei giardini circostanti. In quel momento una pattuglia dell'aliquota radiomobile della nostra compagnia stava appunto facendo servizio di contrasto ai reati predatori in zona ed è riuscita a giungere dopo pochi secondi sul luogo indicato dalla persona che ha chiamato. Carabinieri che hanno iniziato a perlustrare a piedi la zona riuscendo ad individuare quello che era diventato con l'aggressione un rapinatore in fuga. In particolare stava cercando di scavalcare la recinzione di un giardino e con una mossa repentina è riuscita a bloccarlo e trarlo in arresto. Tutto in pochi minuti e in un'azione fulminea quasi passata inosservata ai residenti. Nel contempo i carabinieri avevano anche allertato il pronto soccorso per il giovane che nella lotta ha riportato diverse contusioni. Preoccupazione anche per la reazione della nonna. La signora è stata molto spaventata nonostante non fosse stata presente ai fatti e ha avuto modo comunque con gioia anche di poter ritornare in possesso dei gioielli rubati anche perché erano diciamo monili di famiglia anche regalati da familiari ai quali era legata con particolare affetto. Ora il 33enne è in carcere a Santabone, dovrà rispondere di rapine aggravate e lesioni personali per una vicenda che deve servire da monito, soprattutto per gli anziani, come ribadisce in questo appello il comandante dei carabinieri di Castelfranco. Il consiglio è sempre quello di assicurare la porta nel momento in cui si esce con una mandata e anche le finestre e in ogni caso nel momento in cui soprattutto gli anziani in casa da soli dovessero vedere movimenti sospetti avvisare subito il 112 anche solo per un sospetto saremo ben lieti di effettuare un controllo e verificare quello che ci viene segnalato.